La svolta, questo è il programma elettorale di una delle due liste in competizione per il rinnovo del Consiglio Comunale a Salento. La lista è guidata dal candidato a sindaco Gabriele De Marco e dei candidati a consiglieri comunali Ersilia De Leo, Mauro Capparone, Francesco Gorga, Silvio Greco, Renzo Lucibello, Sabato Maiese, Livio Pandolfi, Olimpio Peccirillo, Italo Santoro e Angelo Scarpa. Salento è uno dei comuni al voto nel quale la maggioranza che governava l'ente si è divisa con la mancata ricandidatura del sindaco uscente Angelo De Marco. Il sindaco uscente non si è candidato per problemi interni alla sua maggioranza, ovviamente. Avevano avuto dei problemi, hanno litigato, non si sono trovati su determinati punti, ma soprattutto una parte della sua maggioranza non voleva più la sua ricandidatura a sindaco e voleva ricandidare il vecchio sindaco, avvocato Gianfranco Scarpa, come in pratica poi si è candidato. Quindi questa è stata la motivazione, diciamo, secondo me, più forte per la non ricandidatura del sindaco attuale. E noi intanto, come le due vecchie opposizioni, ci siamo messi insieme, abbiamo capito il nostro errore, quello che abbiamo fatto la volta scorsa, e con noi abbiamo accettato anche una parte della maggioranza che si è divisa. Quindi in pratica il dottor Angelo De Marco, attuale sindaco, farà l'assessore insieme a noi. Chiaramente, vincendo le elezioni, lo chiamerò con me in giunta per non disperdere la sua, diciamo, esperienza amministrativa. Perché la svolta? Perché questa è una vera svolta per il Comune di Salento, perché sono 15 anni di amministrazione Scarpa, che in pratica anche l'amministrazione De Marco è stata un'amministrazione Scarpa. E lo ha dimostrato adesso il vecchio sindaco, attuale mio competitore, ricandidandosi un'altra volta con il gruppo, diciamo, vecchio e originario della Fiaccola. Quindi in pratica la svolta, perché vogliamo dare una svolta al nostro comune, perché dopo 15 anni ci sono forze nuove, forze di opposizione, forze giovani che intendono ovviamente cambiare la situazione del nostro comune, che è arrivata veramente ad un punto di non ritorno, a partire dall'ordinaria amministrazione, completamente disattesa, nessuna attenzione verso i problemi più semplici della gente. È questo che mi chiedono. Io adesso sto girando da un paio di mesi, l'ho sempre fatto, però adesso in qualità di capolista ovviamente è un'altra cosa. E quindi quello che mi chiedono i cittadini, non mi chiedono grandi opere, non mi chiedono grandi progetti, ma mi chiedono l'ordinaria amministrazione, la manutenzione delle strade, addirittura il cambio di una lampadina. Siamo a questi livelli nel nostro comune. Non c'è ordine. Le macchine sono ferme in qualsiasi posto e quindi occorrerà un piano parcheggi innanzitutto. Le strade sono completamente malmesse. Le strade interpoderali. Noi siamo un paese a vocazione turistica e agricola, soprattutto il comune di Salento, comune capoluogo, dove abbiamo circa 8 agriturismi. Le strade che portano agli agriturismi sono molto importanti per la vita e l'economia del nostro paese, e sono completamente, la maggior parte di esse, abbandonate, dissestate, quindi non c'è, e questo sarà uno dei nostri punti qualificanti del nostro programma. Ma quali sono i punti essenziali del programma La Svolta? Innanzitutto è una riqualificazione del nostro territorio. Noi, specialmente Salento Capoluogo, è un paese dove abbiamo dei palazzi baronali che sono ridotti veramente. Su questi palazzi abbiamo, che vi voglio dire, gli infissi in alluminio. Quindi abbiamo una prima riqualificazione del nostro territorio da questo punto di vista. Siamo un bel paesino, tant'è vero che quando vengono colleghi, amici da Salerno, dalla città, praticamente è un paese che gli rimane impresso per questo, e allora dobbiamo riqualificarlo anche per le strade, ritornare un poco alle nostre vecchie costruzioni in pietra. Insomma, fare qualcosa, non dico fare come hanno fatto giustamente in Toscana e in Umbria, dove quei loro hanno avuto l'intelligenza di manutenere e di tenere quei loro paesi così come erano nelle loro tradizioni, ma vorremmo tentare di arrivare a queste soluzioni. Poi noi abbiamo ancora due frazioni: Omignano, frazione Palazzi e frazione Fasana. Queste sono più a vocazione commerciale, quindi per questo abbiamo un altro tipo di interesse, un altro tipo di programma, appunto valorizzare il loro aspetto commerciale. Nello stesso tempo abbiamo un programma per Salento ancora, abbiamo in mente di fare una casa tutelare per anziani, tra l'altro progetto già finanziato.
un centro polifunzionale, progetto già finanziato per 400.000 euro e che non è andato in porto sempre per problemi nella stessa maggioranza. Insomma, ce n'è da fare e abbiamo programmi da mettere in campo e soprattutto abbiamo forze nuove, giovani ed entusiaste per dare veramente una svolta definitiva al nostro paese, alla nostra comunità. Esistono però dei servizi che oramai si è visto non possono essere gestiti a livello singolo, dal singolo comune. Mi sembra che Salento faccia parte di un'unione dei comuni o comunque faccia parte, diciamo, di unioni dei comuni in genere. Come ci si regolerà in questo senso? Questo è un altro punto qualificante del nostro programma. Valorizzare ovviamente l'unione dei comuni per tantissimi motivi. Uno, perché questo nostro individualismo, non solo del comune di Salento, ma anche degli altri comuni, ha portato il nostro territorio, che è un territorio che ha delle potenzialità di sviluppo enormi, l'ha portata a rinchiudersi in se stesso, ognuno nel proprio campanile, e questa cosa ci ha fatto soltanto male. Quindi io non solo voglio valorizzare ovviamente questa unione dei comuni anche per i servizi, figuri che noi nel nostro comune non abbiamo più vigili urbani, quindi ovviamente come lei ben sa, tutti i posti che rimangono, le persone che vanno in pensione e che lavorano sul comune non vengono sostituite, quindi abbiamo grossi problemi proprio anche per l'ordinaria amministrazione. E poi devo dire una cosa, io ho la fortuna di avere molti amici sindaci, tra l'altro alcuni anche miei parenti, e quindi da questo punto di vista sarà più facilitato il mio compito di ragionare con loro, insieme a loro, per portare non solo Salento, ma tutto il nostro territorio a uno sviluppo che dobbiamo e possiamo avere per migliorare la qualità della vita non solo del mio comune, ma anche degli altri comuni. Se facciamo questa cosa insieme, possiamo sperare di riuscire ad ottenere qualcosa, altrimenti i nostri comuni continueranno a versare nelle condizioni purtroppo non buone, nelle quali purtroppo versano da molto tempo. E questo è proprio un punto qualificante del nostro programma, proprio valorizzare l'unione dei comuni per i servizi e per i progetti. Primi 100 giorni di un'eventuale sua amministrazione, quali provvedimenti? Allora, nei primi 100 giorni ovviamente i provvedimenti saranno quelli di fare un restyling diciamo del nostro territorio, del nostro paese. Quindi innanzitutto incominciare ad incidere sulla questione parcheggi e sulla questione macchine. Perché quando si entra in un paese e si trovano queste che sono diventate degli autentici mostri per il nostro territorio, si trovano in tutte le vie, macchine ferme in qualsiasi posto, addirittura l'altra sera è successo un problema perché non è un'ambulanza che doveva entrare in una via di Salento non è potuta entrare perché c'erano macchine parcheggiate, siamo arrivati proprio all'assurdo. Quindi la prima cosa è questa, la seconda cosa anche la pulizia del nostro paese, cioè entrando a Salento o Mignano o alla frazione Palazzo si nota che c'è proprio un abbandono da questo punto di vista. Quindi i primi provvedimenti saranno proprio quelli di dare un assetto al territorio, un riassetto al territorio, provvedimenti che si possono fare senza avere tantissimi soldi in cassa. Io le condizioni economiche del nostro comune onestamente ancora non le conosco, non conosco quali sono, anche se purtroppo sembra che non siano delle migliori, però per quello che posso fare mi posso impegnare. Nei primi 100 giorni cercherò di dare proprio un'altra immagine al nostro comune. Questo è quello che posso dire per il momento. Poi ovviamente tutto quello che riusciremo a ottenere e ad avere tramite, se possibile, finanziamenti europei, faremo tutto quello che possiamo fare, ma purtroppo con i tempi che non sono quelli dei primi 100 giorni.